Allora, del Presidente, concessione del patrocinio. Bene, approvato. Del Presidente, modifica la deliberazione 78 del 2015 su autorità di gestione. 14, del Vicepresidente, obiettivi di piano socio sanitario, Agenzia Sanitaria Regionale, numero 15. Invazione centri prescrittori medicinali per epatite C. E farmaci per epatite C. Numero 16, Presidente, Assessore Guccinelli, programma attuativo Paratsc, risorsa assegnata all'IRS San Martino. Investimento di San Martino, modernamento di San Martino. 18, Assessore Barbagallo, approvazione del piano finanziario 2015 previsto dalla Commissione Regione Corpo Forestale, impegno di 120.000. Numero 19, Assessore Barbagallo, domande di aiuto sul 211-204 del piano del PSR 2014-2020. No, opzione 2007-2020. E? No. Ah. Domande di aiuto? E? Misura 11 del piano sul piano. Assessore Cascino, Comune di Taggia, istruzione per rielaborazione della variante al piano regolatore generale relativa alla disciplina paesistica. Numero 21, Assessore Guccinelli, parere per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale della raffineria Iplom di Busalla. 22, Assessore Guccinelli, rinviata. 23, Assessore Rambaudi, progetto alleanza a favore fondo europeo rifugiati, assolutamente impegno di 700 euro a favore del fondo di ricerca. Numero 24, Assessore Rossetti, autorizzazione a favore delle province ligure per il riutilizzo delle fondi degli spazi statali, nella gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Numero 25, Assessore Rossetti, individuazione del capitolo nell'ambito delle unità previsionali, previste dalla legge 12 del 2015. Numero 26, Assessore Rossetti, approvazione del bilancio gestionale delle variazioni al bilancio di previsione, primo provvedimento ai sensi del decreto legislativo 118. Numero 27, Assessori Vesco, Rambaudi e Rossetti, rinnovo della convenzione tra Regione e associazioni temporanee per garanzia giovani. Ho il tuo risatto. Con il sacco dell'assessore Rossetti, nuove modalità operative conseguenti alle modifiche normative di quell'articolo 5, comma 5, 6 della legge 7 del 2015, linee guida per il conferimento di affidamenti diretti, conferimento agli incarichi in house. Del Presidente, aggiornamento dell'ordine di esecuzione dei direttori generali in caso di loro assenza. Del Presidente, concessione del patrocinio del logo della Regione. Del Presidente, progetti di bilancio dell'esercizio 2014, rispettivamente della società Ligure Capital, della società SIT SCPA e poi società per Cornigliano e di Liguria Ricerche. Per tutte queste, però oggi bilancio va a inviare il nome nella nuova azienda. Assessore Guccinelli, VAS, ex legge regionale 32-2012, variante al piano del parco di Montemarcello per il nuovo ponte di Cebarano. Parere motivato, positivo, con prescrizione. Poi dell'assessore Vesco. Ma no, c'è qui l'altro fatto di fuori stato. No, ma infatti, perché era l'altro fatto. Poi dell'assessore Rossetti, variazione per euro 5.978 al bilancio 2015, quarto provvedimento, sono contributi alle scuole paritarie. Del vicepresidente, modifica della deliberazione della giunta 708 sul progetto di riorganizzazione dell'attività di lavorazione del sangue. Del vicepresidente, individuazione dei centri prescrittori medicinali multiplo exoterma. Dell'assessore Guccinelli, Sport Fest 2007-2013, linee di attività 1-2-6 e 1-4, assegnazione di nuovi termini per la rendicontazione finale di spesa. E sempre Sport Fest Liguria 2014-2020, obiettivo investimenti, crescita dell'occupazione, azione 3-1-1, proroga termini di presentazione domande. E qui, già che siamo in streaming, almeno traduciamo cosa vuol dire. Vuol dire che proroghiamo la possibilità di presentare le domande per quel bando con 10 milioni per l'installazione di sistemi di autoprotezione
delle attività economiche dal 26 di maggio al 31 di luglio. Se qualcuno ci ascolta e ci dà la corretta informazione, lo ringraziamo. Del Presidente, piano faunistico venatorio provinciale di Imperia, parere di conformità, ai sensi della legge 29 del 94, e dell'assessore Vesco, approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria e ATPL per l'attuazione dell'articolo 9,3 bis della legge 33, impegno di 12 milioni. Si passa la gara, no? No, questo qui è la consiglio. Ecco, la gara parte, sì, se l'ha approvata nel consiglio di amministrazione lunedì, quindi viene pubblicata martedì. La manifestazione di interesse rimane aperta fino al 31 di luglio, dopodiché si invia il dettaglio del piano di esercizio. Tra l'altro, su questa cosa qui del fondino, le organizzazioni sindacali non firmatarie dell'accordo hanno fatto due procedure, una lavoristica che si discute oggi, c'è cioè un articolo 28 d'urgenza per condotta antisindacale della MT, e una invece più significativa ancora, che è di consultare sulla nostra delibera, e che noi con questa andiamo avanti comunque. Hanno chiesto la sospensiva, speriamo che quando ci restituiamo. Questa cosa qui però non credo che possa far saltare la gara. No, questo no. Però ci sono già 250 persone con la valigia pronta che magari non vanno. Cioè, oltre al fatto, diciamo, personale, c'è poi anche la questione economica, perché hanno due sensi che non gravavano più sui conti delle aziende. E poi l'argomento in sacco, la richiesta di parere ai revisori sul rendiconto generale dell'amministrazione della Regione di Liguria. Allora, noi abbiamo raggiunto martedì alle 9 per cercare di rimanere questa cosa del materiale di discarica. Quindi mi raccomando, chi è qui si può dare questa maggiore, almeno che per scorgere i nomi errori di distanti degli esempi. Poi abbiamo la giunta venerdì alle 10, perché la giunta è la provincia, quindi quella viene molto complicata, però la macchina è molto. E poi abbiamo mercoledì alle 10, siamo alle 10, quindi possiamo dire più tardi. Alle 11 facciamo la giunta conclusiva, c'è alcune pratiche sul personale. È già segnato. Sì, abbiamo già lavorato. Quindi martedì alle 9, venerdì alle 10 e mercoledì facciamo alle 9:10. Alle 11. Adesso facciamo la conferenza tra l'ospedale di Spezia, poi facciamo quella sul poi teniamo la conferenza stampa l'ultimo venerdì che facciamo a provincia, poi teniamo la conferenza stampa finale che fa va bene, basta, abbiamo finito. Ok. Penso che posso dare. Mi fa una cosa.